Nei miei canali non faccio altro che parlare di spade. Ma che cos'è una spada? E come è fatta davvero? Allora, siccome questo è un argomento vastissimo, prenderò in esame solo quello che ci interessa, ossia quelle che sono le migliori spade mai forgiate, l'apice della tecnologia metallurgica artigianale. Sto ovviamente parlando delle spade europee di fine Medioevo e Rinascimento. Allora, innanzitutto, di che materiale sono fatte queste spade? Beh, ragazzi, sono fatte di acciaio armonico, che è più o meno lo stesso acciaio, la stessa tempra che viene utilizzata per le molle. Ma come si fa a temperare lo spring steel? Allora, si parte innanzitutto dall'acciaio che viene estratto negli altiforni, che è praticamente è questo orribile sasso pieno di scorie e impurità che va lavorato ripiegandolo al maglio. Questa ripiegatura serve per eliminare le scorie, rendere compatto l'acciaio e soprattutto uniformare il tenore di carbonio su tutto il materiale. Cioè, praticamente è come se si stesse facendo un impasto. Ovviamente sto semplificando, il processo è enormemente più complesso, però diciamo che a grandissime linee è così. E infatti ci tengo anche a sfatarvi questo grande mito, ossia quando nei film vedete l'acciaio colato direttamente negli stampi delle spade, sappiate che è una grandissima cazzata, è una roba assolutamente impossibile per l'epoca. Difatti, per fare una spada col metodo artigianale si parte da un blocchetto d'acciaio purificato, appunto, e uniformato a forza di ripiegature e che viene poi sagomato a martellate. E la colata, ragazzi, è impossibile perché l'acciaio fonde a temperature troppo alte per poterlo fondere fuori dagli altiforni. Cioè, non è che arrivi a 1600 gradi mettendo l'acciaio su un pentolino. Però con una forgia puoi arrivare intorno ai 1000-1200 gradi, così da poter formare il materiale ribattendolo prima e levigandolo dopo. Ma una volta che abbiamo dato la forma alla lama, come facciamo a temperarla? Cioè, come facciamo a fare in modo di fare questo benedetto acciaio armonico? Allora, praticamente lo si fa in due fasi. Prima fase bisogna portare l'acciaio intorno agli 800-900 gradi. Cioè quando è bello incandescente, e poi raffreddare rapidamente in un liquido, in genere si utilizza o acqua salata oppure olio. A questo punto però l'acciaio diventa sì durissimo, ma anche estremamente fragile, cioè tipo il vetro vagamente. E per farlo diventare armonico bisogna fare il rinvenimento, ossia riportare l'acciaio di nuovo intorno ai 600-700 gradi per poi raffreddarlo il più lentamente possibile. Quindi in genere si butta nella cenere, perché la cenere è un ottimo isolante. E a questo punto abbiamo finalmente l'acciaio armonico, l'acciaio elastico, quello che si usa tuttora nelle molle. E nelle epoche passate viene usato per tante applicazioni, non solo le spade, ma si usa ad esempio, che ne so, per l'archetto delle balestre, per tirare i dardi, o per le molle degli archibugi. All'interno degli archibugi, infatti, nelle varie epoche, per tenere in tensione il grilletto o la leva del morsetto, ci sono delle piccole molle a V, e quello è acciaio armonico, cioè sono proprio molle. Bon, finito il discorso dell'acciaio armonico, c'è un altro trattamento che erano soliti fare nel passato, ossia indurire l'acciaio superficiale della lama. E come facevano? Allora, l'acciaio è una lega principalmente di ferro e di una piccola parte di carbonio. E più c'è carbonio in questa lega, e più l'acciaio diventa duro, ma anche più fragile alle rotture.
Quindi, per avere la proprietà di tutti e due i tipi d'acciaio, per fare queste spade si era soliti indurire superficialmente la lama, scaldandole assieme a carbone, ossa bruciate e grasso vecchio, il tutto impacchettato in pacchi di argilla. Questo fa sì che aumenti il tenore di carbonio solo superficialmente, indurendo la lama solo all'esterno e lasciando all'interno un nucleo più morbido ed elastico. Così ti ritrovi una lama dura all'esterno e che quindi è meno soggetta a deformazioni e tacche e tiene dunque meglio la filatura, ma con un nucleo morbido ed elastico all'interno, così che si riduca di molto il rischio che si spezzi. E la cosa incredibile, regà, è che all'epoca non avevano la minima idea di come funzionasse chimicamente tutto questo processo. Praticamente ci sono arrivati per tentativi e io mi chiedo, ma che cazzo gli è venuto in mente di impacchettare una lama nel carbone, nell'argilla, nel grasso, nelle ossa bruciate per poi buttarla nel fuoco? Cioè, geniale. Oddio, c'è da dire che credevano anche a delle cose un po' assurde. Ad esempio, vi ricordate quando prima vi dicevo che la prima tempra si fa in acqua salata? Quello lo si fa perché l'acqua dolce, cioè l'acqua normale, crea troppo vapore. Quindi, quando metti un ferro rovente dentro all'acqua, fa un cuscinetto di vapore che fa sì che la lama raffreddi male, creando discontinuità nella tempra, e quindi questo porta a rotture, eccetera, eccetera. E quindi l'acqua salata crea meno vapore e dunque è migliore. Peccato che storicamente parecchi fabbri temprassero le spade nell'urina, perché di fatto l'urina non è altro che dell'acqua con dei sali disciolti dentro, e che quindi facendo le varie prove hanno visto che l'urina funzionava meglio. Ma qui viene il bello. Allora, Theophilus, nel suo trattato On Divers Art, all'inizio del XII secolo, scrive appunto quello che è il primo trattato che abbiamo mai ritrovato sulle tecniche di forgia. E lui ad esempio scrive che la miglior urina per temprare una spada sia quella di un giovane ragazzo dai capelli rossi. Cioè, era proprio convinto di questa cosa, e che ovviamente non è vera, cioè, insomma, basta dell'acqua con un po' di sale. Comunque, ragazzi, sto divagando, vi ho spiegato a grandi linee come veniva realizzata una spada, ma adesso vi voglio raccontare come si chiamano le varie parti della stessa. Allora, iniziamo dalla parte più importante, ossia la lama. Lama che schermisticamente è divisa in tre parti: forte, medio e debole. Si chiamano così appunto per motivi schermistici, perché se ad esempio io vado in battuta di ferro contro una spada di un avversario, se ci vado con questa parte sono forte e riesco a spostarla senza problemi. Invece, se a prendere la spada dell'avversario ci vado col debole, ovviamente sono meno efficace. Il medio invece è il medio, una via di mezzo. Questa parte invece si chiama elsa ed è composta dall'impugnatura, dalla guardia con i due bracci, o baffi a volte si chiamano, l'anello di protezione dell'indice se ce l'ha, il ponte se ce l'ha e altri fornimenti vari che dal Rinascimento in poi diventano sempre più presenti nelle spade sia civili che militari. Poi, nel caso degli spadoni rinascimentali tipo la Zweihand, c'è il ricasso con la seconda guardia, fondamentale ad esempio per le tecniche di spadoncino da duello di Marozzo. E infine, chiaramente, c'è il pomolo, che ovviamente serve a bilanciare la lama. E qui però arriva la parte interessante, ragazzi, perché il discorso del bilanciamento è molto più complicato di quanto si creda. In genere si sa che il baricentro della spada deve cascare 4 dita al di sopra della guardia, ma non è tutto. In realtà non è importante tanto quello, il baricentro, ma è importante che il fulcro del bilanciamento sia nella punta.
Ma vi spiego. Prendendo la spada con due dita sotto la guardia e agitandola, il fulcro deve cadere sulla punta. E questo è importantissimo in una spada, perché questo movimento fa parte dei fondamentali della scherma storica. In combattimento la punta deve essere sempre verso l'avversario, perché è un deterrente. Infatti, nella stragrande maggior parte delle guardie, la punta è appunto sempre verso l'avversario. E tornando al discorso del bilanciamento, per fare un esempio, se noi da coda lunga e alta, quindi con la mano in seconda, tiriamo una punta roversa e quindi passiamo con la mano in quarta, ecco che in quel passaggio la punta deve rimanere sempre verso l'avversario. Ed avere il fulcro del bilanciamento in punta aiuta molto. Questo passaggio nello specifico si chiama volta di pugno, ossia da quando si passa da seconda in quarta, ma anche quando si passa da terza in prima, ad esempio per fare una parata in pioggia. Allora, in passato non so se vi è capitato, ma ho già fatto un video sulla parata in piovere. Ecco, in questa parata si passa da porta di ferro, ossia con la mano in terza, alla parata in piovere, ossia con la mano in prima. E anche in questo movimento è fondamentale mantenere il fulcro del movimento sulla punta, altrimenti finisci per fare sta monnezza di movimento. Ora, ovviamente uno schermidore con un minimo di esperienza, questi movimenti te li fa abbastanza bene anche con un bastone totalmente sbilanciato. Ma comunque sia, un buon bilanciamento aiuta. E quando ci si gioca la pelle, raga, bisogna sfruttare tutti i vantaggi. Anche perché basta fare una prova banalissima, e cioè se impugni la spada nel posto sbagliato, è più difficile fare questi movimenti. Ad esempio, se la prendi dal pomolo, svirgoli con la punta, mentre se la prendi più avanti tendi a spostare la punta assieme alla spada. Ma insomma, in tutto ciò, questo benedetto bilanciamento perfetto, come lo si fa in una spada? E allora, oltre al pomolo e ai fornimenti, il bilanciamento viene fatto nella lama, perché regala la parte più tecnologica, è proprio la lama. Le spade originali del XV, XVI e XVII secolo hanno delle lame incredibili. Praticamente queste lame partono spesse nel forte, cioè nella parte vicino alla guardia, per poi diventare sempre più sottili man mano che vai vicino alla punta, fino ad arrivare qui vicino alla punta ad essere spesse meno di un millimetro. E non sto parlando solo delle strisce seicentesche, ma ci sono, ragazzi, spadoni medievali originali fatti così, perché chiaramente il bilanciamento è fondamentale anche nelle spade a due mani. E in tutto questo pensate che ho semplificato tantissimo, perché ho solo scalfito la superficie del meraviglioso mondo della spada e della scherma storica. Mondo che, ragazzi, continuerò ad approfondire in futuro, quindi ci si vede alla prossima. She's sending me selfies at work. I'm scrolling through these alerts.